Peugeot Traveler è un veicolo multiuso pensato dalla Casa del Leone per clienti che ne fanno un uso prettamente lavorativo, di trasporto persone, magari anche in ottica VIP, o per i clienti che desiderano vivere l'auto con la propria famiglia, i propri amici, portandosi dietro l'attrezzatura del proprio hobby o del proprio sport, senza dover rinunciare ad alcunché a livello di comfort e di abitabilità a bordo del veicolo. Peugeot Traveler è disponibile in 4 allestimenti, 2 pensati per chi ne fa un utilizzo prettamente lavorativo, le versioni Business e Business VIP, e 2 per chi vuole vivere il veicolo nel proprio tempo libero, con la propria famiglia e con i propri amici. L'allestimento Active e l'allestimento Allure, con quest'ultimo ancora più ricco nelle dotazioni e ancora più confortevole per gli occupanti. Traveler è disponibile in 3 lunghezze, la versione Compact da 4,61 m, la versione standard da 4,96 m e la versione long da 5,31 m, in grado tutte e tre di trasportare fino a 9 persone a bordo. Chiaramente le volumetrie interne sono diverse, ma anche la versione da 4,61 m, che è lunga appena 3 cm più rispetto a una 308 station wagon, è in grado di trasportare fino a 9 persone a bordo, con un vano bagagli minimo di 277 decimetri cubi, che arriva fino al record di 4550 nella versione long con la sola prima fila di sedili in posizione. Il Traveler si caratterizza poi per la tecnologia imbarcata a bordo, tecnologia utile per elevare quello che è il livello di comfort, ma anche il livello di sicurezza durante la guida. Sono presenti diversi sistemi di assistenza alla guida che migliorano, elevano ulteriormente quello che è appunto il livello di sicurezza che il veicolo può offrire ai propri occupanti. In aggiunta è presente anche a richiesta la navigazione connessa, un sistema di navigazione che sfrutta la tecnologia TomTom per fornire in tempo reale quelle che sono le condizioni di traffico, le informazioni relative ai parcheggi, alle stazioni di servizio, ma anche in grado di connettersi con il mondo degli smartphone tramite il protocollo MirrorLink e Apple CarPlay, che permette di trasferire le principali icone del proprio smartphone sullo schermo del touchscreen centrale presente nella plancia. Il Traveler si caratterizza poi anche per delle dotazioni disponibili di serie o a richiesta molto particolari, tra cui le hands-free sliding doors, che sono le porte laterali ad azionamento elettrico, ma che si possono aprire e chiudere tenendo comodamente il telecomando in tasca e senza dover toccare alcun pulsante sul veicolo, semplicemente con l'azione del piede al di sotto del paraurti posteriore. Una tecnologia, una dotazione sicuramente di rilievo che migliora ed eleva ulteriormente quelle che sono le caratteristiche del prodotto. In aggiunta, la gamma Traveler è disponibile con motorizzazioni Blue HD con sistemi di antinquinamento molto elevati, con sistema SCR di catalizzazione, disponibili in versioni da 95, 115, 150 o 180 cavalli, con quest'ultimo abbinato di serie al cambio automatico a 6 rapporti. Peugeot Traveler si caratterizza sicuramente per un design molto personale, con uno stile che riprende quello che è il design delle più recenti realizzazioni di Peugeot, prima fra tutte la 308, di cui riprende poi anche lo stile a livello di gruppi ottici anteriori. Di quest'ultima riprende anche la piattaforma, la famosa EMP2, una piattaforma molto rigida ma molto leggera che contribuisce ad elevare quello che è il piacere di guida del veicolo. Traveler infatti è piacevole da guidare e si caratterizza poi anche per le sospensioni indipendenti all'asse posteriore, una particolarità sicuramente di rilievo che contribuisce ad elevare il comfort di vita a bordo. Traveler poi, come abbiamo detto, è disponibile in 3 lunghezze con 2 passi diversi, ma è anche disponibile nella importante versione 4x4 by Dangel. Una motorizzazione Blue HD da 150 cavalli viene abbinata a questo tipo di trazione integrale, disponibile anche nella versione con il bloccaggio del differenziale posteriore, a completare una gamma di prodotto che è sicuramente ideale per chi ne voglia fare un utilizzo lavorativo, ma anche per chi voglia vivere l'automobile nel tempo libero con gli amici, magari praticando uno sport.